cresciute mai le scale. Hai sempre preferito l'ascensore. Io non ci ho mai pensato a lavorare. Guadagni con la disoccupazione. Con l'aria della fabbrica sto male. Te l'ha certificato anche il dottore. M'hanno cacciato anche da casa mia. Hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do. Ma dimmelo un po'. Di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre ubriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciabano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta. E finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche a far l'amore. Se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do. Ma di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì, domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Amici di Fisarmonicando, ciao a tutti, benvenuti alla 35esima puntata. Come preannunciato settimana scorsa, cosa c'è? Parleremo di dieta, abbiamo una dietista, una carissima una amica, la dottoressa Gabriella Peroni. Buongiorno, ciao. Ci siamo già visti l'anno scorso. È vero. Ma è vero che sei vista in Sicilia, mi ha detto. Sì? M'hanno detto. Sì, ero in Sicilia. Eri in Sicilia, hai visto? Col fidanzato e abbiamo visto. Fantastico. Rivedersi, sì, eri in replica probabilmente. Sì, no? Mi ha chiamato Paolo, mi ha detto guarda, vai in televisione, che allora sono andata. Bello, no? Rivedersi dopo una settimana. È stato strano per me che non sono abituata. Però. Beh, è stato strano, no? Però la puntata è stata seguitissima e quindi ti abbiamo riospitato perché parleremo, insomma, si avvicina fra 20 giorni, primavera, è estate. No, è estate ormai. E quindi prova costume. Prova costume, ci devi dare tanti consigli. Allora, fate, soprattutto a me. Allora, fate voi, futuro. Io lancio solamente i video, allora, Gabriele, perché sono informissima. Cioè, sì. Arriva l'estate. E bisogna, noi parliamo di donne perché soprattutto sono le donne le più interessanti. Io parlo di me, sì. Dovrei mettermi il costume. Vedendoti così non penso che tu ne abbia bisogno. No, beh, non può bisogno, però spiegaci un po' cos'è che si può fare. Allora. Se sai che magari non si deve arrivare all'ultimo momento a farla, esatto. Però quello che l'errore che fanno la maggior parte delle persone è di affidarsi a queste diete last minute. Sono queste diete che trovi molto spesso sui giornali, sui siti, che di solito non si occupano di alimentazione ma si occupano di bellezza, di gossip, così.
e promettono queste diete dell'ultimo minuto, perdi 10 kg in 10 giorni. Sì. Sono diete di solito che non vanno bene, prima di tutto perché sono diete monotematiche, la maggior parte delle volte contengono solo alimento. Ad esempio la dieta della pizza, la dieta dell'aranciata, la dieta del latte, la dieta dell'ananas, del minestrone. Sì. E sono diete che non vanno bene perché sono sbilanciate, non hai tutti i nutrienti che ti servono. E magari sì, in quel momento lì ti fanno perdere qualche chiletto, ma dopo appena tu cominci a mangiare in maniera normale, li riprendi subito tutti. Con gli interessi. Esatto. E quindi non va bene. La dieta che bisogna fare per la propria costume è una dieta che dura tutto l'anno. Cominciare quindi non alla fine, non negli ultimi 10 giorni, ma cominciare anche dall'inverno. Dall'inverno cominciare a prepararsi. Quindi bisognerebbe stare a dieta, cioè avere un'alimentazione regolare, sì, tutto l'anno, logicamente facendo anche un po' di sport e movimento fisica. Assolutamente, alimentazione e movimento è la cosa fondamentale che non devono mai mancare, perché l'uno senza l'altro. Io, perché sapevo che c'era Gabriella, io ero già preparata per andare. Ha fatto bene, infatti è un buon inizio, almeno la volontà c'è. Almeno la volontà di mettermi la tuta. Quello c'è sicuramente. È vero, tutto l'ultimo minuto. Marco, tu stai facendo qualcosa? No, mi sto ascoltando. No, io ma sono informissimo. Tu sei informissimo, è vero. Io faccio la dieta del Bonarda. La inizio a gennaio e finisco a dicembre. Essendo no, un bicchiere qua di vino, l'ho chiesto già un anno fa, però il bicchiere di vino ci sta. Va, no? Bene, preferibilmente il vino rosso. Vino, esatto, rosso ai pasti, però. Ai certo. Pasti. L'uomo 2 bicchieri, la donna 1 bicchiere. Va benissimo 2 bicchieri. Sì, allora però sono 2 bicchieri, non 2 bicchieri. Sì, ma non da birra, esatto, voglio dire. No? Cioè, non da vino. Due, se no un litro. Cioè, no, no, un bicchiere d'acqua. Si non può, una bottiglia. No, si può bere, poi hai tante domande da fare, sei curiosissima. Io sì, la puntata sì, è la vostra, però dobbiamo fare fisarmonica, come sempre. Gigi Stock e Carlo Ventura, richiesta battagliero, Massimo Andreotti, una mazurka, la Mulinette, poi Antonella, che alla quale ti do un bacione grosso, grosso, sempre in forma, ho visto una bella foto, mica male. Non lei sta, è sempre in forma, è vero. Sempre in forma, domani che un vazzerlento, domani no, ti faccio un regalo, ci vediamo dopo. Thank you.
Domani
domani. Eccola by Marco, modello in tango, va bene, venite a provare le solite cose, inutile che parliamo di fisarmoniche, tanto da 20 anni, grazie a Dio, i migliori fisarmonicisti usano by Marco. E poi Fisarmonicando volume 7, chiamate S.A. Project. Prego, intervistatrice. Vado avanti con la nostra dottoressa. Allora, siamo ritornati. Adesso voglio fargli una domanda. Si parla tanto di detox. Mm-hmm. Ci vuoi spiegare che cosa è questo detox ai nostri telespettatori? Certamente. Allora, per quanto riguarda questa parola detox, viene utilizzata ormai per qualsiasi cosa, anche per quello che non è in realtà. La maggior parte delle aziende che utilizzano questo nome detox lo usano purtroppo per pubblicizzare integratori che la maggior parte delle volte non funzionano nemmeno. Perché? Perché noi abbiamo già il nostro corpo. Il nostro corpo ha delle parti che detossificano l'organismo, il classico fegato, reni, intestino. Quindi l'unica cosa che possiamo fare per avere un regime detox, cosiddetto, per detossificarci, è mantenere in forma questi organi. Come si può mantenere in forma questi organi? Con l'acqua, quindi bere tanto, assolutamente. Cosa che io non faccio mai. E introdurre della fibra. La fibra dov'è? Fibra. Nella frutta, nelle verdure, dei legumi. Che aiuta l'intestino. Aiuta l'intestino, aiuta a eliminare le scorie, aiuta anche l'acqua di per sé a eliminare le scorie, a liberare l'intestino. E quindi cosa bisogna fare? Mangiare assolutamente 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura. La frutta meglio con la buccia. Quindi con la buccia, oppure anche preferire la frutta magari con più fibra, come possono essere i kiwi. Perché la buccia contiene più fibra, sì, ovviamente. Se noi mangiamo la frutta senza buccia, perdiamo la fibra, quindi esatto. Abbiamo zuccheri e basta. Quindi acqua e zucchero. Lavarla bene. Lavarla bene e mangiarla con la buccia. La verdura assolutamente 2 porzioni al giorno, quindi a pranzo e cena. E i legumi, quindi piselli, fagioli, ceci, 2 volte alla settimana. 2 volte a settimana. E l'acqua, è importante quindi bere l'acqua almeno 1,5 litri al giorno. 2 anche d'estate. Difficile bere l'acqua, però dirò la verità, faccio veramente fatica. L'ideale sarebbe mantenersi sempre una bottiglietta vicino. Esatto, in borsa. Oppure anche per l'estate tenersi queste acque che ormai ci sono in giro aromatizzate. Che non ingrassano quelle? No, perché bisogna vedere sempre l'etichetta che non abbiano lo zucchero, che non siano, che siano comunque aromatizzanti naturali, senza zuccheri aggiunti. Però si può tenere quella bottiglia. Quelle si bevono più facilmente. Sì, perché hanno un sapore dolce, esatto, che quindi aiuta di più. Al posto dell'acqua. Però questo è il modo per detossificare l'organismo, non tutti questi integratori che servono soltanto a fare pubblicità delle aziende che purtroppo ci giocano molto. Esatto. Bene, sono contenta. Allora, per comunicare con la dottoressa Gabriella, Gabriella Peroni 01 @gmail.com. Ripeto, Gabriella Peroni 01 @gmail.com. Diete personalizzate, valutazioni nutrizionali, educazione alimentare, ok? Poi vedremo anche, metteremo anche sopra in pressione il cellulare, ok? Va bene? Va benissimo. Tocca ancora a me. Tocca a te oggi. Storico 2004, primo anno di Fisarmonicando negli studi di Castelletto d'Orba, by Marco, Luigi Beghini, Sandollario, Elio, con fisarmoniche contadine. Questo è un video di 15 anni fa, eravamo giovani. Franco Nisi con Argentango e a richiesta Claudio Villa con Granada. Ci ritroveremo dopo tutti insieme con queste belle signore, anzi la signora e la fanciulla. Esatto. Sinceramente. Grazie. We'll be right back.
Granada, città del sole dei fiori, il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuor. Canterò la mia canzon gitana, canterò e con le lacrime bacerò. Granada, paese di mille torri, addio Granada, addio città dei gitani, dovunque io vada per sempre nel cuore mi rimani. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore zingaro. Addio Granada romantica, paese di luce, di sangue e d'amore. Addio Granada romantica, paese di luce, di sangue. Disarmonicando.
Eccoci qua, rientrati, prossima domanda. Dai, la puntata. Dai, che siamo molto curiosi, anche i nostri telespettatori sono curiosissimi. Vai. Allora, molte diete, ci sono dei miti da sfatare, quindi dicono che molte diete bisogna togliere i carboidrati. Mai errore fu più fatale. Ecco, allora. Perché tanti infatti dicono voglio dimagrire e togliamo la pasta. Togliamo la pasta. No, in realtà... Pane e pasta. In realtà i carboidrati devono essere la principale fonte della nostra alimentazione, devono essere sempre presenti. Pasta, pane, riso, cereali, sia a colazione che a pranzo che a cena, anche negli spuntini, assolutamente presenti. Altrimenti se noi non mangiamo questo nutriente fondamentale che è il primo da cui il corpo ricava energia, il corpo va a cercare energia da qualche altra parte. Da dove? Dai muscoli. Quindi noi perdiamo, sì, ma perdiamo muscolo. Ma e non va bene. Più carboidrati che proteine? Sì, assolutamente più carboidrati, il 60% deve rappresentare. Quindi le diete solo proteine non vanno assolutamente bene? No, assolutamente bene, perché si consuma, sembra che mantengono il muscolo, invece no, fanno consumare il muscolo e quindi assolutamente non va bene. Come altro metodo da sfatare è che ci sono queste diete che ti fanno perdere peso in determinate zone del corpo. Non è vero, non esistono. Non esiste la dieta che ti fa perdere peso o grasso corporeo nel glutine, nella pancia. No, il grasso se si perde in maniera uniforme in tutto il corpo. Quindi quello assolutamente no. Sono quindi alcuni mangiamo miti. Pasta? Sì, meglio integrale, meglio pasta integrale. Sempre per integrale. Le fibre. Sì. Sempre per le fibre e logicamente bisognerebbe pesarla, non è che puoi mangiarti un piattone esatto. di pasta così. L'unico motivo per cui dici ma non puoi mangiare tanti carboidrati è la quantità, perché di solito molti utilizzano dei piattoni di pasta e soprattutto il condimento. Ci mettono stavo dentro chiedendo appunto dei condimenti. Tanto olio, tanto sugo, dici oh è la pasta che mi fa ingrassare, no è il condimento che ci metti. Quindi poco condimento, anche magari solo col pomodoro. Sì, pomodoro, olio extravergine d'oliva crudo per ferimento. Noi medialmente 70-80 grammi. Sì, va benissimo, va bene. Per uomini anche 80-100 grammi. Ah, non ok. È un problema. Vedi? Ma si possono mangiare sia a mezzogiorno che a sera? Assolutamente, devono essere presenti i carboidrati, sì. Pasta e pane sia a pranzo che a cena. In maniera moderata comunque. In maniera moderata guardando giustamente le quantità, non mangiandosi 200 grammi di pasta. Vabbè, a pranzo come tutte e cena. Le cose, penso. Esatto, moderazione è una in fettina tutto. Di salame col panettino, infatti, così. Può stare una sì, una volta alla settimana, non di più. Marco non va bene, noi facciamo ogni tanto... Porca miseria, io mangio un salame a settimana. Esatto. Arriva Serena e Paolo con una cumbia oceanica, Beppe Montagna, vitamine e poi in pubblicità e continueremo con questa bellissima puntata, molto interessante, molto, soprattutto, molto interessante. Ma sei preparato comunque, vedo, sì, con i carboidrati, con i muscoli, bravo, complimenti. E i grassi.
parla in tutte le lingue del mondo da strada. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. Music in box. Che tu sia artista, promoter o agenzia, nel concerto live trovi l'occasione unica per aggregare in musica il tuo pubblico. Music in Box garantisce al musicista la miglior performance e al pubblico un grande show. Music in Box, progettazione, allestimento e noleggio di sistemi audio, strutture illuminotecniche, palchi modulari, coperture e strutture in americana. Music in Box. Per info e contatti 339-6967-488 oppure 347-8756-776. www.musicinbox.it. Mail info@musicinbox.it. Music in Box. Fisarmonicando. Eccoci qua con la dottoressa Gabriella. Ti chiamo dottoressa Gabriella? Sì, dai, Gabriella. Per noi è Gabriella, dottoressa. E con la nostra Claudia. Intanto che tu continui l'intervista, io vado a farmi un piatto di lasagne, ok? Perché sei venuta a fare, perché ho bisogno di carboidrati. Esatto. Allora, senza sugo, io volevo però chiedere alla dottoressa Gabriella che, logicamente, con queste diete, non iniziandola adesso perché non si può perdere peso subito, però iniziando la dieta, ma come non riacquistare il peso perso? Allora, bisogna tenere conto, prima di tutto, che il nostro corpo vive una situazione di equilibrio, un equilibrio tra l'energia ricavata dal cibo e il movimento che noi facciamo, quindi l'energia che è ricavata dal cibo deve essere uguale o inferiore al movimento che noi facciamo, all'energia che noi spendiamo con l'attività fisica. Quindi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto fare dell'attività fisica. Attività fisica per togliere il tessuto grasso e aumentare il muscolo, ma anche per mantenere il quantitativo di muscolo, perché più muscolo c'è, più il nostro metabolismo si alza e più noi bruciamo calorie. E quindi è per quello che chi è muscoloso più riesce a dimagrire, perché ha già più muscolo e quindi il corpo è più abituato a carburare più velocemente. E quindi bisognerebbe fare un'attività fisica, quale però? Attività fisica di tipo aerobico, camminate, corsa, del nuoto, se proprio si vuole, del ciclismo, però ovviamente tutto moderato, non si deve andare in affanno, perché se si va in affanno il nostro corpo comincia a bruciare non grassi ma carboidrati, esatto. Quindi bisogna fare attenzione. Movimento, dico, una camminata di 30-40 minuti, 3-4 volte alla settimana, passo svelto sarebbe l'ideale. Quante volte a settimana? 3-4 volte. Io faccio 5 km 3 volte alla settimana. Va bene. Io invece sono pigra, io sono molto pigra, i muscoli non li ho. Va bene, mi ci metterò. Te l'avevo già promesso l'anno scorso. Sì, esatto. Poi ti faccio la domanda finale. C'è sempre tempo. Quale? Perché è molto professionale. Poi alla fine devo dire, siamo fuori fascia. 1974, un gruppo che io adoro, era il Festival Bari Panda. Con Voglia di Morire, bellissima. Poi già sempre il tuo martirio qua, 2004, con un valzer di cui non conosco il titolo, però eravamo a Castelletto d'Orba, quindi 15 anni fa, con il primo anno di Fisarmonicando, Giorgio Villani, e poi arriva Leandro con una polca doppia fisa, Voglia di Morire, i Panda. Guarda, adoro questa canzone. Voglia di morire. Thank you.
Thank you.
se è pieno il bicchiere. Viva la Pisa, viva la Pisa. Guarda che bel quadretto. Dai, che mi siamo carini stasera. Come siete carine. Carina. Continua l'intervista. Continua l'intervista. È tutta tua la puntata. Vabbè, vostra. Allora, per questa prova costume, quale dieta ci consigli di fare? La dieta è la classica dieta mediterranea. Quindi quella che funziona sempre. Quella che è la base di tutto. Quindi, come abbiamo detto prima, alla base assolutamente i carboidrati. Carboidrati ricavati da pasta, pane, riso, cereali e anche appunto dalla frutta e la verdura. Quindi ogni giorno 5-6 porzioni di frutta e verdura, 5-6 porzioni di carboidrati. Poi cosa? I condimenti, limitarli all'olio d'oliva, comunque gli grassi vegetali. Quindi cercare di eliminare i grassi animali da condimento e di limitare i grassi animali, i cibi animali. Quindi solo olio extravergine. Olio extravergine d'oliva preferibilmente a crudo. Limitare appunto i grassi animali, quindi i formaggi, hanno più di 2 volte alla settimana, preferendo quelli freschi, mozzarella, ricotta, crescenza, questi qua morbidi. Gli affettati, sarebbe meglio consumarli 1-2 volte alla settimana, preferendo però prosciutto cotto, prosciutto crudo e la bresaola. Già certo. Il salame... Sì, ho detto una fettina, salame. Dai. Ecco. Dottoressa, mi passi la fettina La fettina di salame la domenica se fai il bravo. Ecco, quella va bene assolutamente, basta non esagerare come tutto. Esatto. Preferire quindi appunto anche il consumo di carne e pesce, carne bianca 2 volte alla settimana, la rossa 1 volta alla settimana, il pesce 2-3 volte alla settimana, anche le uova. E che non piace il pesce come me? Non posso andarmi a mangiare un fritto misto, giusto? Il pesce ricco di omega 3, il salmone? Ah sì. Una volta alla settimana un pesce ricco di omega 3, che sono i grassi buoni, certo. Il salmone, lo sgombro, il pesce azzurro, le alici. Una domanda, la pizza si può fare almeno una volta alla settimana? Una volta alla settimana si può mangiare assolutamente, basta qualsiasi che sia... tipo di pizza o magari le verdure o margherita? Meglio una pizza alle verdure. Tre fettine di alle verdure o anche cosiddetta mare monti, si può prendere, basta che non ci una sia... Una marinara o una margherita. Basta che non ci sia, niente pizza e 4 formaggi. Comunque è un pasto completo, una pizza leggera, no? Praticamente giusto, sì, ci sono i carboidrati, c'è il secondo, c'è la verdura, che se noi mettiamo la pizza con la verdura, quindi manca la frutta, quella la mangiamo dopo. Si può fare anche quella, ma poi la sera bisogna mangiare sempre regolare o...? Bisogna mangiare magari un pochettino meno di carboidrati nel pasto in cui non c'è la pizza, perché bisogna bilanciare le calorie introdotte. E i legumi, cercare di mangiare legumi 2-3 volte alla settimana, come sostituti dei secondi piatti cosiddetti animali, in modo tale da avere un'alimentazione sempre più varia, ricca di fibra. Ma anche per esempio la frutta che ha tanto zucchero va bene lo stesso? Cioè lo stesso dunque, mangiarla 4-5 volte al giorno? Dunque bisognerebbe 4-5 volte tra frutta e verdura. In generale. Okay. La frutta appunto 2-3 frutti al giorno, sempre in corrispondenza dei pasti, perché comunque se si mangia da sola al momento ti sazia subito, ma dopo ti viene subito fame. Bisognerebbe preferire la frutta appunto come detto ricca di fibra, limitare quella zuccherina, quindi le banane, i mandarini, i fichi, i cachi, sono tutti frutti comunque autunnali, però bisognerebbe limitarli a 1-2 volte alla settimana. Okay. Bene, 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 andiamo in musica, questo motivo lo voglio dedicare a tutte le mamme. Luca Barbarossa, Portami a ballare. Oh, ricordo. Che bella! Sanremo! Che scaletta, che ho fatto. È stato a grande. Tutte le mamme, dedicate alle mamme. Alle mamme. Portami a ballare, te la ricordi? Poco tempo fa è stata. Sì, certo, mamma. Infatti l'ho messa apposta. Poi, qui ci sono io, sempre del 2004, con Suona la fisarmonica, è stata la prima sigla di Fisarmonicando, e poi Gianni della Vecchia con un valzer lento, Rosa Nera, poi ultimo blocco.
questa sera si va giù in piazza nella Valera, la fisarmonica sta per suonare le belle note che ci fan ballare. Mi raccomando, non ritardare, sarà un bel modo per ritrovare tutti gli amici e tanta allegria, senza più noia né nostalgia. Suona la fisarmonica, tutti quanti giù in pista a ballare, tante note, tanta magia, per la gente che sta in compagnia. Suona la fisarmonica, se la senti sognare ti fa, gira gira e domani chissà, la fisarmonica gioia sarà. Sarà un bel modo per ritrovare tutti gli amici e tanta allegria, senza più noia né nostalgia. Suona la fisarmonica, tutti quanti giù in pista a ballare, tante note, tanta magia, per la gente che sta in compagnia. Suona la fisarmonica, se la senti sognare ti fa, gira gira e domani chissà, la fisarmonica gioia sarà. Suona la fisarmonica. La fisarmonica gioia sarà, gira gira e domani chissà, la fisarmonica che gioia sarà.
e le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Fisarmonicando. Eccoci qua, chiacchierone, sei interessato a questa cosa? Sono molto interessato, ti ricordo che l'ho trovato fuori onda, continuo a chiedere. Dai, concludiamo, allora io voglio ricordare, allora Gabriella Peroni, poi facciamo un fermo immagine Giorgio, lo metteremo in sovrimpressione, Gabriella Peroni 01@gmail.com, ripeto, Gabriella Peroni 01@gmail.com. Poi facciamo il sottopancia. Parlando di dieta, facciamo. Stavo pensando. Cosa? Al sale. Al sale. Mio marito mette tanto di quel sale sui cibi che è una cosa. No, sale è veleno. Sale è veleno. Bisognerebbe limitarlo al minimo, preferire sostituirlo con le spezie. Con le spezie, le erbe aromatiche, soprattutto noi donne per l'estate, il sale, la cellulite. Esatto. Quindi bisogna fare attenzione, bisognerebbe non consumare più di un grammo di sale al giorno, sono 2-3 pizzichi al giorno di sale. Ah, proprio una cosa minima. Sì, bisogna fare attenzione, anche perché dopo non aiuta, a volte ha fatto far salire la pressione alle sale. Donne, sale, soprattutto sì. A noi donne, la cellulite e la ritenzione ecco idrica. Ecco perché ho tutta quella cellulite, perché mio marito Giorgio la sera mi fa da mangiare e lui sa. Tu hai la celluloide, quella della fisarmonica. Ah, cioè è vero, io sono più così con la cellulite. Madreperla. Infatti è tipo così, le gambe. No, più che altro c'è cioè il sale, già crea ritenzione, se poi non si beve, no. Siamo rovinate. Noi donne bisogna fare attenzione. Bisogna ma bere effettivamente tantissimo. Gli uomini, la cellulite... Non... Perché gli uomini hanno una disposizione del grasso diversa dalla donna. Gli uomini tendono a mettere il grasso sulla pancia, le donne sui glutei. E quindi a noi donne ovviamente si vede tutto quella cosa. Si deposita tutto. Quindi io sono perfetto, sì. Non ho il grasso sulla pancia. Tu sei già a prova costume. Qualcosa, qualcuno. Umberto Tozzi con qualcosa qualcuno, poi Giuseppe La Sala con Marinella e poi concluderemo questa bellissima, interessante puntata con la mia ultima domanda.
Dottoressa, cosa sì. c'è? Eri in onda, eh? Lo so. Ah. Lo so che ero in onda. Cosa facciamo? Tagliamo, non possiamo tagliare. No, va benissimo. Allora, concludiamo questa, sì. questa bella chiacchierata. Sì. No, dunque, cosa possiamo concludere? Appunto, non fare tutto all'ultimo minuto, cercare di cominciare a mangiare bene già mesi e mesi prima dell'estate, quindi diciamo dopo le feste natalizie. Possiamo lì cominciare. Si può fare un attimo. Lì, vabbè, ci sta, le feste, anche quando ci sono i compleanni, così ci sta. L'importante è che non sia una cosa continuativa. E soprattutto affidarsi a specialisti, non fare il fai da te, non affidarsi ai siti, blog, queste cose qua che non sono riconosciute dal sistema sanitario, e mai fai da te assolutamente. Bene, dottoressa, bene. È stata, prenderò un appuntamento. Hai preso, abbiamo tutto qua, abbiamo tutto cellulare e tutto. No, perché se io vengo seguita, allora seguo anche la dieta. Se fai da te, logicamente, come dice, non va bene. Però, Gabriella, volevo concludere. Una volta alla settimana, se si esce fra amici al ristorante, voglio dire, non senza esagerare, non è un problema. Non è un no? problema, basta che sia una cosa di una volta alla settimana. Che certo, non, certo. Non, tutti non, sia non è un problema, no? No perché uno dico, no, ma io non vado... No. Un giorno libero ci sta. Ci sta, no? E anche... se si segue una dieta tutto l'anno, esatto, una un volta giorno volta non succede niente. Questo non no. è quel giorno. Quindi ricordatevi, dottoressa Gabriella Peroni, dietista, ripeto ancora una volta l'email, gabriellaperoni01@gmail.com, poi vi daremo il cellulare e io ti ringrazio, Gabriella. Prego. Grazie a voi, sembra un piacere venire qua. Se andrai in Sardegna ti rivedrai in Sardegna. Diciamo. Forse dovrei andare, quindi adesso. Ok, va bene. Vediamo. Va bene. Hai preso nota? Ho preso nota di tutto. Ok. Ho il bigliettino da visita, tutto quanto. Va bene. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie allo staff. Fisarmonicando ritorna ancora. Vi ricordo che andremo in onda sino al 29 di giugno e poi il meritato riposo. Riposo. Ciao Gabri, ciao. Grazie. Ciao, ciao grazie. Viva la Pisa, viva la Pisa! Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello, ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma,
mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu m'hai fatto la minestra, mi hai detto mangia o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Sappiamo cos'è l'amore.